Buongiorno. Voglio prendere lo spunto da questo libro che ho citato e citerò ancora, non perché abbia un particolare valore, cioè secondo me è molto ripetitivo, logorroico, e la maggior parte delle cose che scrive, a mio avviso, sono insensate. La ragione per cui prendo lo spunto per fare questo mio breve intervento è nel fatto che il libro è ricco di citazioni. No, tutta una serie di citazioni, sono addirittura 101 su 400 pagine del testo, ci sono 101 pagine di note, ovvero di citazioni di altri libri, di altri autori. Nel precedente intervento, in uno dei precedenti interventi, avevo fatto l'accostamento tra questo libro, l'unico, e il 68. Dopodiché ho tralasciato di spiegare le ragioni, lo faccio ora. L'accostamento nasce dal fatto che in entrambi i casi si è lavorato per il re di Prussia, nel senso che l'inno all'egoismo di Stirner è servito la borghesia per giustificare il discorso sul mercato, il discorso della libertà, del consumatore, del cittadino, eccetera, eccetera. Quindi a giustificare, esaltare l'egoismo. Il 68, apparentemente era contro una certa forma di mercantilismo, della società industriale, eccetera. In realtà, abbassando il livello etico, attaccando la scuola, il nozionismo e tutto questo, ha abbassato di gran lunga il livello, diciamo così, culturale che la scuola poteva mantenere fino allora. Che il nozionismo, come ho ripetuto, è una questione importante, significa stimolare la memoria e ricordare determinati episodi. È chiaro che ciascuno di noi ha una certa memoria, non tutti siamo uguali, ma il fatto di ricordare, praticamente la cultura è quello che noi ricordiamo, perché se non ricordiamo qualcosa che abbiamo letto, studiato, quello si vola via, quindi non ci appartiene più. Quindi battersi per principio contro il nozionismo significa di fatto battersi contro la cultura. Ecco, e c'è un aspetto che secondo me è molto rilevante, e cioè se noi facciamo attenzione ai libri, i testi, sociologia, letteratura, spesso anche filosofia, sembra sempre che ricerchino un nemico, che identifichino la causa dei nostri mali in un soggetto. Cioè, in questo modo avvengono due cose, secondo me, entrambe sbagliate. Primo, si dà eccessiva importanza a un determinato soggetto. In secondo luogo, si trascura di cercare le cause per cui quel soggetto ha quel determinato potere. Ora, pensiamo per esempio al tanto celebrato illuminismo, no? Al tanto celebrato illuminismo. E leggiamo una frase che appartiene all'illuminismo. E qui siamo già nella... Dice, il mondo non avrà pace finché l'ultimo re
non, l'ultimo re sarà stato impiccato con le budelle dell'ultimo prete. Ecco, questo è incitazione all'odio della più bell'acqua e parte dai lumi. Questo è il discorso. Ora io non ho nessun interesse per i preti e ancor meno per i re, ma l'idea di incitamento alla violenza, in questo caso estremo ovviamente, però fa parte del popolo. Quando per esempio venivano ghigliottinati dal terrore la rivoluzione francese, Maria Antonietta, il re e tutta la serie di nobili, c'erano le tricoteuse, quelle che facevano la maglia sotto il patibolo, che si godevano lo spettacolo. Ora, può darsi che quelli ghigliottinati fossero colpevoli, qui non è certo il caso di fare un'istruttoria, ma il fatto che queste donnette fossero lì a fare la maglia e si godessero lo spettacolo delle teste che cadevano sotto la ghigliottina avrebbe forse dovuto preoccupare già allora. Ora, questa è la radice, secondo me, questa è la radice del il vero problema. Quando Kant dice nessuno raddrizzerà mai il legno storto dell'umanità, forse si riferisce proprio a questa propensione che è qui il grave, che la cultura alimenta, non concorre a eliminare. Vi è una grandissima difficoltà nell'educare le persone. Si parte da bambini, ci vuole magari anche una certa dose di severità, e invece no. Invece si cerca sempre il colpevole, si cerca sempre il colpevole. Cioè, noi abbiamo visto proprio in questi giorni, io parlo adesso del 26 di novembre del 2018, sabato, c'è stata l'ennesima manifestazione contro la violenza alle donne, dei maschi. Ora, contro chi protestano? Contro i propri figli che non hanno saputo educare? Da dove vengono questi maschi violenti? Hanno frequentato una scuola, la madre è il primo input per il bambino. Dopodiché vengono le maestre, sappiamo che sono tutte donne, specialmente nei primi gradi della scuola. E allora, con chi ce la prendo, con chi ce l'hanno? La violenza sarà una questione di educazione o no? Quindi queste proteste, queste urla, queste sceneggiate, no? E poi si arriva a degli estremi francamente incredibili, cioè che fanno veramente strame anche del diritto. Cioè c'è questa teoria che va prendendo piede, per cui per esempio una violenza sessuale avviene là dove non c'è il consenso del rapporto sessuale della donna. Il che è astrattamente giustissimo. Il problema è solo di stabilire come si fa a chiarire se c'è stato o non c'è stato il consenso. Quindi entriamo nel campo del MeToo, di cui 30 anni dopo vengono accusate persone. Quindi siamo veramente nella paranoia del diritto, nella assoluta assenza di ogni principio di razionalità, ecco. Quindi di fronte a questa situazione, cioè la cultura è estremamente povera, oggi come ieri, oggi più di ieri, perché quando per esempio leggo anche sui network intellettuali che ridicolizzano il governo, no? C'era un giornalista della stampa che
e diceva abbiamo il governo dei Filini, totta citazione, Filini era l'amico di Fantozzi, quindi dotazione ad altissimo livello. Ma questi Filini da dove vengono? Avranno frequentato una scuola, avranno seguito dei corsi, saranno stati in qualche misura condizionati dalla società nella quale vivono. Quindi il fatto di ridicolizzare, colpevolizzare, aggredire, insultare, sempre una controparte, quasi fosse un altro da sé, altro da sé. Cioè ciascuno di noi segue un percorso che lo educa o lo diseduca. E questo è quanto. Noi siamo prodotti della nostra cultura. Allora, se noi accettiamo, come giusto che sia, che le donne siano libere, per esempio il burka, queste cose qui, vengono considerate delle assurdità. Giustissimo, sia chiaro. Questo cosa significa? Significa che la nostra cultura ci ha abituato a vedere la donna in un certo modo. Ora, se la nostra cultura ci ha abituato a vedere la donna in un certo modo, quando i comportamenti non sono quelli che dovrebbero essere, cioè c'è una certa dose di violenza, di inciviltà, eccetera, bullismo e quant'altro, significa che la nostra cultura è inadeguata. Perché allo stesso modo in cui condanniamo il burka, dovremmo istintivamente tutti, maschi e femmine, condannare la violenza e tutto, anzi non praticarla prima di condannarla. Perché questo non avviene? Evidentemente perché l'educazione non funziona, perché la cultura non funziona, perché libri, testi, insegnamento nelle scuole, medie, superiori, università, non riesce a indirizzare in modo giusto i giovani. Ora, siccome la presenza femminile, per esempio, nelle redazioni dei giornali è altissima, e come dicevo prima, in primis è la madre, il primo input, i bambini di entrambi i sessi lo ricevono dalla madre. Dopodiché, scuole materne, elementari e medie sono tutte donne. E quella è l'età in cui si prendono, si riceve l'imprinting positivo o negativo. Quindi quando si parla di propensione alla violenza, si dovrebbe partire da lì. Come mai la scuola non riesce a educare in modo corretto i bambini? E questa è la domanda da porci. Altrimenti navighiamo nella retorica, facciamo questi cortei, queste sceneggiate, queste cose un pochettino laide tutto sommato, perché poi sentire la giustificazione che danno le donne del corteo, francamente cadono le braccia. Quindi voglio dire, per concludere, da un lato c'è questa cultura che anziché educare e cercare di indirizzare in senso positivo i comportamenti umani, si preoccupa sempre di trovare un responsabile, un colpevole, qualcosa a cui scaricare le colpe. Cioè evidentemente il famoso pharmakos di cui ho parlato in altre occasioni dell'antica Grecia è rimasto impresso talmente tanto nella nostra civiltà che funziona ancora. C'è sempre qualcuno a cui attribuire la colpa. Dal lato le donne che hanno, non dico il monopolio, ma sicuramente la prevalenza dell'educazione dei bambini di entrambi i sessi, almeno fino ai 13 anni, cioè invece di far cortei dovrebbero impegnarsi nell'educarli. E se non lo fanno, i cortei servono a poco. Servono a fare delle sceneggiate a favore di qualcuna, quindi cioè così non si capisce bene il senso di queste cose. E questo è il punto. Quindi chiudo, riflettiamo su queste cose,
perché è molto importante riflettere e cercare di capire la radice dei nostri comportamenti, le ragioni dei nostri vuoti culturali ed educativi. Ci dovrà essere una ragione e quindi ci dovrà essere un rimedio, altrimenti resta tutto molto sul retorico, sul vago e non arriviamo da nessuna parte. E la società continuerà a peggiorare, anche se è difficile immaginare che diventi peggio di come ora. Bene, lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.